Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video degli snack. Vi avevo promesso che presto ne sarebbe arrivato un altro, so che è stato apprezzato l'ultimo, ragazzi. Cosa fare di meglio se non un altro video snack, appunto? E quindi eccoci qua. Oggi andremo a provare gli snack spagnoli. Sono stata in Spagna di recente, appunto a Santiago de Compostela, a trovare mio fratello. Vi lascio il link in descrizione se vi va, andate a vedere il vlog, che è molto carino. E appunto in questa vacanza ho comprato anche degli snack da provare insieme alle mie amiche, che già conoscete, tranne la Sara, che è la prima volta che è nel video insieme a noi. E quindi andremo a provare questi snack. Ci sarà un po' di snack salato, un po' di snack dolce, insomma, solito. Intanto, come sempre, io vi invito ad iscrivervi al canale, se vi fa piacere, di lasciare un like e di commentare. E niente, premessa fatta, direi che possiamo partire. Iniziamo. Come sempre, scegliete. Salato? Sì. Vai, salato. Partiamo dal cuore inizia spagnolo. Cuore inizia te. Dal più spagnolo? Vabbè. Qua mi stanno prendendo in giro da prima. Perché dicono che gli snack che ho preso non sono spagnoli. Allora, devo dire che gli snack salati spagnoli ho fatto molta fatica a trovarli. Quindi ho preso le cose che mi sembravano più spagnole e una cosa che volevo provare perché mi intrigava il sapore, insomma, cioè siamo qua tra amici, va bene lo stesso. Sì. Quindi il primo snack che andremo a provare sono queste bellissime Pelotazos Futbolas, che sono appunto delle palline da football della marca Cheetos, che censuriamo. Hai detto 7 volte Cheetos. Marca spagnola in realtà. Andiamo a provarle. Secondo me sono molto buone, dovrebbero essere al formaggio. Secondo me in questo video non ci sarà nulla di cattivo. Speriamo. E nulla di spagnolo. Me l'aspettavo più grande, posso? Ne prenderò è vero, un po' più, anch'io me l'aspettavo più grande. Grigie. Però a forma di pallina, dai, sono simpatiche. E andiamo all'assaggio. Non speciali, è vero. Molto meno saporite. Com'è che ogni volta che assaggio i Cheetos c'è qualcosa che non va? Anche nell'assaggio americano non mi facevano impazzire. È vero, un po'. Mi aspettavo di meglio, poi dal formaggio. No, ma sono tipo dei Fonzies tristi. Però croccanti. Molto. Poi forma di pallina è carino. 7, 6 e mezzo. Io sto bassa perché ho visto che già nell'altro video ho dato dei voti un po' cane, quindi mi tengo sul basso, do 6, perché è una sufficienza se la meritano. Vi hanno dato tutti il voto? No, 7. Dai, si mangiano. Continuiamo, vai Prampo. Salato, continuiamo. E questo è il gran finale, questo è buono. Perché dopo ho bisogno di... Questo alte aspettative. Questo altissime aspettative. Allora ragazzi, questo snack, che sono i Takis edizione limitata, sono alla teriyaki. I Takis io li adoro perché sono duri, buonissimi, mi piacciono tantissimo. E niente, io volevo assaggiarli, so che non sono particolarmente spagnoli, però sono stati presi in Spagna, quindi un po' di spagnolità vale. Già l'odore promette bene. Cheers. Buono. Bontà divina. Buona, c'è scritto avanzato. Un po' speziata. Teriyaki. No, un po' cannella quasi. È vero. Vero? È vero, arriva dopo. Piccantini. Beh, arriva dopo, è proprio cannella. Piccantini sì, ragazzi. Buoni, questi buoni. Wow. Buoni, buoni. Hanno rispettato le aspettative che io avevo, sinceramente. Sì, no, le mie no. Io pensavo sapesse più di salsa teriyaki. È vero, sì, non sanno molto di salsa teriyaki. Niente, però sono buone. Vabbè, hanno una base di Takis, però hanno quel sapore in più, che forse volevano associare alla salsa teriyaki, ma... È cinnamon roll. Ma che cinnamon roll? No, ma dove la senti? No, a cannella c'era un po'. Vabbè, comunque io ho apprezzato molto, direi che un 8 se lo meritano. 8 e mezzo. 8 e mezzo. 7. Bene, a questo punto Asia pizzica la garganta e andiamoci. Doritos. Beh, sì. Così teniamo il dolce per la fine. Che sì, il dolce è veramente spagnolo, tra l'altro galiziano, cioè proprio regionale. Comunque il prossimo snack sono questi bellissimi Dorito Bits monodose. Esatto, versione però mini. Però sono carissimi, sembrano un po' dei fusilli. Per quello che mi dice, e non li avevo mai visti in Italia, quindi ho detto vabbè, magari è una versione spagnola, non lo so.
voglio sentirli. Ero curiosa, quindi li ho voluti comprare. Sono dei mezzi fusilli. No, quando si rompe la pasta è vero, in fondo al sacchetto. Ma io non vai, un po', che almeno senti il sapore per bene. Mangine. Il becchine. Bene, direi che li possiamo assaggiare. Cheers. Cheers. Certo, i Doritos in un'altra forma. Però sono più di mais. È vero. Che buoni, però più barbecue. Non sono di quelli esatto, al formaggio. Mm-hmm. No, i Doritos normali. Ah, mi sa che non li ho mai assaggiati i Doritos normali. Ho sempre assaggiato quelli arancioni. Molto buoni, molto buoni. Sì. Ragazzi, quanta spagnolità in questo video. Quanta? Made in Spain. Doritos sembra un po' spagnolo. Palesemente spagnolo. Io do 7 perché mi sono piaciuti mi sono piaciuti meno dei takis, quindi devo dare un voto in meno per forza. Io 8 e mezzo. 8 perché i takis erano più una cosa particolare, un vero, sì. Tu Pranto l'hai dato un voto? Sì. 9. Sono generoso. Oggi qua partono di solito, come ben sapete, la Pranto ha sbattuto la testa. Oh, esatto, oggi è di manica larga, oggi è in buona, così. Bene ragazzi, quindi adesso tocca a me e dovrò scegliere un dolce. Ci sono rimasti vari dolcini da provare, super galiziani, made in Santiago de Compostela. Adesso inizia il video. Io voglio iniziare un po' per sciacquare la bocca con questo, al limone. Praticamente questi sono dei dolci tipici che si chiamano polvorones. Non so cosa siano in realtà, quindi lo scopriremo di dentro. Non ne ho proprio idea. Ma è che tipo una farinona compressa. Io spero semplicemente che non sia marzapane, perché sennò no, il video sì, è finito qua. No, secondo me sono farinosi. So. Per me è un farinone. Come il tuo. Però vedi che come sembrano fatti in casa. È per quello che mi hanno stupito. Questo è il polvorones. Senti qua che limone che esce fuori. Ma sembra un formaggio. Di capra. È vero, il formaggino di capra. Anche come era incartato. Prego ragazze. Vabbè, il limone si sente. Sì, l'odore è super limonoso, adoro. Sì, grigio. Cheers, Cheers, formaggio di capra. Per me se respiro fumo come le proteine dei palestrati, mi sento. Ma questa è una bomba, ma... Se vuoi mangiare le squid bucchiaiare, quella sensazione lì. Ma io adoro questa consistenza. No. Sa un po' di farina di mais. Però pastosissimo. Ma si scioglie però. Se sbattete i denti sono opacizzati. Gomma pane. Fai due cornetti. La pasta di sale. Anche. Vuoi un'unghia di gomma pane? Sì. No. No. Beh ragazzi, a me è piaciuto tantissimo, mi dispiace che non abbiate apprezzato. Io ci darò un bel 8 e mezzo. 3. Penso che sarà la conseguenza. Scusa. 5. 3 match. Cioè, non è orrendo, però non lo mangerei. No, nemmeno io. Cioè. Galizia, mi scrivete sotto nei commenti. Guarda, shitstorm alle mie amiche. Prossimo, scegliete voi. Aspetta, facciamo il giro. Poi al cocco. Proviamo al cocco. Partiamo, giusto perché mi sembra facile. Bolitas de coco. È anche ricoperto al cioccolato, dai, questa vi piace. Bolitas de coco è arrivata. Però non è un polvorone. Non lo so, no, era nella sezione polvorones. Sì, Bounty, cocco e cioccolato. Che buono. Dentro è tutto bianco di cocco, saprà di Bounty palesemente. Wow. Cheers. Intero. Bounty. Ma è buono. Però più buono, perché il Bounty è al cioccolato al latte. Questo è fondente, quindi è più buono. Poi il cocco... E poi il cocco mi piace un po' di più. Ma sai che mi piace un po' più... È un po' più scaglio di cocco. Neanche troppo dolce. Davvero bueno. Sì, sì. A me mi impasta più questo in gola, Del limone? Madonna, ma mi è rimasto la scaglia di cocco qua nella garganta. Però buono, il sapore è proprio buono. Mi ha sorpresa. Gli do... Cosa avevo dato quell'altro? 8 e mezzo. 8. Allora, per me 7 e mezzo perché sono team salato, quindi a meno che non ci sia proprio qualcosa che... Che ti stupisce. Stupisce? Stupisce. 8. Io 8. Io 8 è il numero della mia vita. Allora, fra un po'. Io vorrei il cavello di Angel. Ma sai che anche io non vedevo l'ora di assaggiarlo, che bello. Vorrei sapere. È un altro polvorone sicuramente al cabello di Angel, che quindi figurati. Sono pigri in Spagna, prendono della polvere, la comprimono e la mettono nelle bustine. No, in realtà non è una polvere. Ah. Ma allora cos'era la sezione polvorones? Sì, era solo quello l'unico polvorone. Ma dove sei andata a fare la spesa? Al Mercadona. Alla Swiffer.
sì, scarso. Scarso. Ma però comunque è un polvorone, sa anche questo, perché si smaciulla tutto come gli altri, quindi... No, già cambiato. Pasta di mandorla, lo sapevo. No, sì. No, la mandorla è buona e non sa di questo. Questo no. Sa di sgabuzzino. Sa di pane, sì. No, sa di pane. Ok, vabbè, sa dai. Di farina cruda. Boh, assaggiamo, sentiamo. Questa è una scoperta. Sì. Più mastichi, più peggiora. Sì, sa un po' di farina aperta. Ma di cosa c'è dentro? Ma che non sa di vecchio, sa di... Sì, non sa di farina con le farfalle. Non so. No, però ho capito la cosa che dici della farina. Quando metti troppa farina... Esatto, sa di quello. Che sa di farina, sì. Ma non c'è niente. È alla zucca? Non c'è niente. Non lo so. C'è solo... è farina, appunto. Infatti, vedi? C'è il burro di maiale iberico. Manteca deserto iberico. Vabbè, vi dico la verità. Cioè, nel senso, si mangia. La cosa peggiore che abbiamo assaggiato finora, sicuramente, a mani basse. Io direi che gli do un 5 3. Questo pezzettino. Senza infamia, senza l'oro. Sì, non sa di niente. No. 2. Però ha un sapore tipo, no. Ha un sapore di confettura, di quelle cattive, non lo so. Secondo me quella roba che c'è in mezzo è una confettura non molto sono buona. Sono i capelli di Angelo. E infatti, appunto. Che strazio questi assaggi. E la trampo con la manica larga. Ha già vinto. Sceso drasticamente. È scaduto insieme a questa merendina. Sì. E chi tocca? Prego. Ah, io? E adesso crema o mandorla? Io spero non che abbiamo sia... certezze, Asia. Io spero che sia marrone. A me non piacciono i dolci alla crema gialla. Io adoro la crema marrone, a me preoccupa. È cioccolato. Sì, non la chiami crema. Magari speriamo ci vada meglio. Cioè, esatto. Sembrano tutte robe crude. Non lo so. Ma c'è crema? Boh, non so, non vedo niente dentro. Sai di pasta sfoglia l'odore? Bene, secondo me sì, triste, buono. Però speriamo. Quella andata. Cioè, la crema sembra formaggio sciolto e solidificato. Ecco, che voglia di mangiarlo. Cheers. Buonissimo. No, dai. Beh, a me questo piace. No, consistenza è vero. Meglio. Sanisfacole. È vero. È vero, ecco. No, ma sa di... Hai ragione. Sa di quelle merendine alla crema pasticcera compere, che quindi non sanno di crema pasticcera, cioè sanno sa un po' di finto. Non mi trovate d'accordo. Cosa gli ho dato prima? 5, a questo do 7. Dai, mi piace. Io 6 perché per me la consistenza supera quella del limone. Ho mangiato l'angolino senza crema e mi piace la consistenza. Vuoi un po' di pezzo con la crema? No. A posto. E va 6. 4. Vabbè, 2, 3, 4. Va bene. Prossimo 5. Hai dato 2 a quello al limone? No, ho dato 2 al cabello. 3 al limone e 4 a questo. Ah, beh, perfetto. Speriamo a 5. Qua abbiamo un bel polvorone alla mandorla. Però, è tipico questo, ti sei lamentata fino a prima. No, ma infatti che era tutto americano. Guarda, mo. Stava meglio con... Sì, forse. Ma questa è la mandorla, quindi sarà pasta di mandorla. Buonissimo! Non avevo pensato a questa cosa. Buonissimo. Pensavo ci fossero pasta con le mandorle dentro. Ma forse è molto diversa la cosa. Vabbè. Lo scopriremo. Questo potrebbe essere tranquillamente un 1. Questo è quello alle mandorle, ragazzi. Che esagerazione, come sempre. Che esagerate. Prendete. Cheers. Di turroncino. Questo qua è un polverone. A me piace questa consistenza. Proprio buona, secondo me. Cioè, si scioglie in bocca, che va a finire in niente. Il sapore finale non mi fa impazzire. All'inizio era molto buono. Il mio prete di... Però sa un po' di Natale. Dei dolci. Non mi dispiace, mi dà delle vibes natalizie. Sì, perché sono anche un po' di cannella. È vero? Mm-hmm. Buono. Te, Asia, cosa dici? Ma non capisco, ma mi lasciano tutti lo stesso sapore. Questa consistenza. Cioè, io finisco di mangiare, mando giù e potrei aver mangiato qualsiasi di questi 4. Ma non è vero. Dai, qua ti rimane il sapore di cannella in bocca, un po' di spezia, non lo so. Ma 6. A me è piaciuto. Delusione. Gli do 8,5. No, non 8,5, 8 gli do. Tu cuore? 7. Bene, sono contenta che ti sia piaciuto.
Mi dai un po' di manforte. Abbiamo i diavoli al nostro fianco. 4 più. No, ho guadagnato dei punti per le mandorle. 4 più perché è effettivamente il migliore. Ma più verso 5. Ma anche il crunchy, dai, poi è buono con il crunchy. Beh, proprio la consistenza di farina e Nesquik. Mi sento la gola accerchiata da questa farina, la patina. Beh, insomma, questo è stato un try snack molto deludente, travagliato. Non è piaciuto a molti. Forse a te sarà a me è piaciuto. Beh, no, però il polverone al limone, questo me lo mangio subito, il pezzo rimanente. Il salato mi è piaciuto molto, tranne forse le palline, che quelle non mi lasciano un grande ricordo. Però dai, io sono abbastanza soddisfatta, vi dico la verità, mai soddisfatta come l'assaggio delle pietanze rumene, devo dire la verità. Sì, quello mi ha proprio soddisfatto, il gusto, la sostanza. Esatto, c'era proprio della sostanza. Qua sono cose un po' così, capito? Aria polvere. Che non, lì era proprio tipo un pasto completo quasi. Quindi sì, là ero più soddisfatta. A voi non è piaciuto più di tanto? Cuore, te cosa mi dici? Dai, che sei un po' l'ago del, un po'... Ma quest'ultimo... La bilancia tra le due opinioni. Quest'ultimo ha un po' risollevato... Gli animi con la mandorla dentro. E spero che ci siano altri dolci a Santiago de Compostela. Ma sì che ci saranno. Sì, c'è la torta di Santiago de Compostela, proprio la torta, però non è che potevo portarmi una torta nella valigia. Però non penso che non avreste apprezzato, perché è molto semplice, è una roba molto semplice così. Farinosa, sì, sì. Non l'avremmo apprezzato. Sì, c'è un bellone un po' farinoso che sa di mandorla, è buono, buono. Se tu li metti nel latte non esistono più. Comunque io sono abbastanza soddisfatta. Spero che il video di questi assaggini vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ragazzi, ovviamente mettete un bel like e un commento. Presto torneremo con dei nuovi assaggi, ovviamente, da altri paesi del mondo. Meglio, migliori. Migliori? Sì. O magari peggiori, chi lo sa. Io vi saluto, vi mando un bacio come sempre e vi aspetto nel prossimo video. Ciao! Ciao.